Bella regà, è che non lo sto a fa, sono venuto fino a nelle Marche per magnà tipico marchigiano. Quello è più o meno il centro di Porto San Giorgio, comunque lì c'è la rocca che vi farò vedere tra poco. Ho trovato una trattoria che anche tra l'altro qui nel frattempo che stavo nelle Marche mi avete consigliato, che sta proprio qui vicino alla rocca Tiepolo, che vista da sopra è esattamente questa qui. Infatti la trattoria sta qua da qualche parte. La rocca Tiepolo, di cui si vede ben poco ultimamente, è stata eretta su da Lorenzo Tiepolo, che poi divenne un veneziano, però era governatore di Fermo inizialmente nel XIII secolo, quindi roba che sta in piedi da un bel po', pieno dei sassi antichi qua. E appunto la torre qui a Porto San Giorgio veniva usata per difendersi dai pirati, da quello che ho capito, praticamente, perché vedevano dall'alto ovviamente la gente dal porto, appunto, comunque dal mare, e quindi si difendevano. Qui invece guarda che robetta, chiesa, torre dell'orologio, la piazza San Giorgio, molto molto bella. È uno di quei posti che veramente mi fa impazzire esplorare, cioè bellissimo. La trattoria dove stiamo andando si chiama Trattoria La Tradizione. Cosa c'è di più tradizionale di una trattoria che si chiama La Tradizione? Quindi andiamo a scoprire che tradizione ci sta qui nelle Marche. Praticamente entri da qui, la piazzetta dove c'è anche la chiesa, e c'è sta La Tradizione. Specialità le spuntature dal 1995, quindi anche relativamente giovane, dai, anche se un po' di anni l'ha fatti. Andiamo a scoprire La Tradizione. Comunque accogliente, ci sono dei posti dentro, ci sono dei posti fuori. All'entrata te accolgono con un parla come magni, con tutti i tappi di sughero dei vini che stappano. Molto bello come viene presentato il tavolo, con appunto le posate, tutto molto chic, un po' elegantino, diciamo. Mi hanno porgiuto il menù, quindi andiamo a vedere. Un bel benvenuti nel menù, c'è anche il menù veloce, quindi 15 euro per pranzo, immagino per gli operai, insomma, che vengano a mangiare qua, con primo, secondo, contorno e calice di vino e acqua. Tocca vedere anche che cosa ci offrono, altrimenti appunto ci sono vari antipasti, primi, secondi, contorni. Insomma, molto ben fornito, ben organizzato, tutto tranquillo. Il menù è anche molto carino in realtà, te devo dire. Spero se mangi bene, perché all'1:10 ancora sono solo io qua dentro, quindi spero mi abbiate detto bene. Ho chiesto al ragazzo, al cameriere che mi ha servito, e si possono prendere dei piatti appunto nel menù più il menù veloce. Quindi, visto che da 15 euro c'è compreso solo primo, secondo, contorno e calice di vino e acqua, mi posso prendere anche un antipasto da 12 euro o 18. Quindi mi sono preso un tagliere di salumi regionali, marchigiani, da 12 euro più il menù veloce, che appunto comprende primo, secondo, contorno. Quindi oggi se famo esperienza completa marchigiana, e soprattutto super super economico, quello che cerchiamo pure. Le trattorie che ti propongono solo i piatti del giorno che ci stanno e abbattono i costi in questa maniera sono le cose che ci piacciono. Ovviamente ci hanno portato anche il pane, comunque molto bello, ci sono delle decorazioni qui di fiori in giro su tutti i tavoli, quasi è molto carino l'ambiente, quindi sono contento. Mi sono messo vicino al termosifone, tutto caldo, con la luce dell'esterno è molto coperto di verde. Questa è una cosa che mi è piaciuto anche tanto guardando le foto del locale, immerso nella natura e anche economico se mangia marchigiano, quindi è la cosa perfetta che mi piace più di tutti. Una sippatina di vino per allegrarci un pochettino, e intanto vi racconto la loro storia. Qui potrai trovare tutti i sapori di una volta della nostra regione con ricette originali della nonna, quello che cerchiamo. Un tagliere, poi per una persona andremo a vedere, insomma, taglierone di selezione di affettati, quindi abbiamo tagliere molto bello portato sul legno con diverse scelte di affettati, dal salame un po' più chiaro, capocollo crudo e bruschettina con sopra del maiale. Quindi hai capito perché 12 euro il tagliere dei salumi, eh? Tutta sta roba, e ci credo. Direi, visto che abbiamo due fette di ciascuna, sfruttiamo l'occasione del pane per farci un panino. Test del pane, vediamo se fa abbastanza fisarmonica. Te devo dire, un po' duretto, un po' resistente la fisarmonica. Capiamo com'è la mollica. È incredibile, ma è tipo il pane toscano, senza sale. Insipido ma caratteristico. Un pane che fuori dalla Toscana non ho mai provato da nessuna parte. Quindi la cultura è simile, mettiamola così. Mamma mia che svampa, profumi incredibili che mi arricchiscono il naso, anche se c'ho un po' tappato. Facciamo così, andiamo da quello che mi ispira di meno a quello che mi ispira di più. Incredibile.
Ma che davvero? No. È incredibile. Sapore quasi selvaggino, dei salame selvaggino, incredibile. Veramente, veramente forte e soprattutto si contraddistingue dai classici salumi, quelli industriali o comunque salame Milano, Napoli, ungherese, tutti questi salami qua. Non hanno nulla a che fare, non c'è un salame che vedo simile a quelli che trovo in giro. Ma sto a scavallaria con i primi due fette di salame, oh. Che presa bene, spero che la cucina sia all'altezza. Wow. Andiamo con questo. C'è un micio, c'è un micio, c'è un micio. Eccolo. No, che bello. Potrei mettermi a piangere. Pane con salame, vittoria assicurata. Salame marchigiano forse. Mi piace addirittura più di quello toscano. Attenzione. Andiamo col capocollo, vediamo un po' com'è. Saporito, ti circonda la bocca proprio grassetto e parte magra proprio equilibrati, proprio wow. Anche se in Calabria me sono magnati dei capocolli, me sono sfornato dei capocolli, quindi attenzione. Tra l'altro trovate anche qualcosa nei video sul canale a Catanzaro. Finora questi me li accollo tutto di brutto. Certo, è facile, basta che vai da un fornitore buono, li compri, li tagli e te li metti, quindi de cucina non c'è molto. Vediamo poi come cucineranno, intanto proviamo questo qua. Questo è uno di quelli che mi ispira di più. Attenzione, sapori e consistenze nuove. Sa molto di scuro, interiora il sapore è molto forte di questo salume qua. Penso tipo salame di fegato, robe di questo tipo. Molto intenso, bello strong comunque. Proseguiamo rapidamente gli antipasti, finendo un attimo il capocollo e andando con i crudi. Guarda che bella faccetta, anche se qui è un po' più scuretto, un po' più duretto, quindi potrebbe avere delle consistenze divertenti. Bello stagionato, molto sapido. Bello, mi hanno portato le olive all'ascolana. Wow, fritte fatte tutte sul momento. Belle. Comunque nel frattempo mi sto a venire da piangere perché veramente wow. Cioè, queste sono le realtà che mi piacciono. Scusate, sono uno che si emoziona facile. Che dobbiamo fare? Comunque bruschetta con maiale. Penso una delle bruschette più buone che io abbia mai mangiato in vita mia. Olio extravergine d'oliva che combatte e si unisce nella lotta contro il maiale insieme a una specie di senape al miele, una cosa del genere. No, è fenomenale. Mi fa sentire proprio come se stessi mangiando dentro una reggia. Con questa leggerissima carne che si posa lentamente sul palato. Adesso stiamo a parlare. Però mi sento a disagio, cioè sto solo io qua dentro. Ma non c'è a nessuno a mangiare, guarda come si mangia, oh! 15 euro, un pranzo completo, dove sta la gente qua? Impazziti stanno! Sapete che vi perdete? Ste bruschette sono qualcosa di fenomenale, veramente. Con dei sapori che contrastano, proprio un'esperienza super piacevole in bocca. La cosa che mi ha entusiasmato di meno sono il capocollo e il crudo, perché sono sapori comunque già noti, mentre tutto il resto è una scoperta. Tutti, quando sapevano che stavo a venire qua nelle Marche, mi hanno detto: magnate l'oliva all'ascolana, ma che stai a far lì se no? Non so se si vede. Guarda dentro com'è. Bellissimo, con la carne, l'oliva e intorno il fritto, ma proprio bello, intenso come sapore. Mi sto a scavallare come poche cose al mondo. Ma proviamo cos'è questa, è tipo una crocchetta, una mozzarella in carrozza, cos'è? Ma che è, tipo polenta fritta? Comunque sono arrivate delle persone qua a mangiare senza prenotazione, quindi neanche era previsto. Cos'è, tipo una polenta fritta, cos'è? Non ci sto a credere, è tipo una crema pasticcera fritta. Oh madonna, wow. Andiamo con la seconda. Bella calda ancora. E ancora non siamo arrivati al primo, dai raga. Penso che quelle bruschette me le ricorderò. Il primo del giorno sono gnocchi con ragù d'agnello, proprio con pezzettini di carne direttamente. Quindi una bella salsettina e olive con un po' di basilichetto, prezzemolo. Adesso lo scopriamo. Però veramente un ottimo aspetto, impiattato bello col piatto fondo, bello largo. Una bella presentazione, non so come spiegarvelo, proprio bello. Finalmente usiamo la forchetta perché, raga, dai, affettate che hai mani. Gnocchi storti, stupidi, fatti in casa, tagliati sul momento, ed è una bella mescolata intensa. E guarda che colori, guarda che consistenze, un profumo sprizza questo piatto che è incredibile. Comunque porzione è bella abbondante, devo dire. Gli gnocchi sono abbastanza morbidi, non sono tra quelli duretti, no, che devi comunque masticare con forza. Vediamo che ci racconta. Con un po' d'olive nere, c'è anche qualche pomodorino per fare la salsetta bella. Ci tocca solo che provarlo. Uno gnocco, un pezzettino di carne, due olive.
Comunque gli gnocchi sa bello di patata e sono abbastanza friabili, si sciolgono in fretta. È molto patata perché proprio si frantuma lo gnocco, non è masticoso, non è gommoso. Quindi nel palato fa un piacere, comunque aggiunge quel sapore extra di patata che gli ammolla tutto. Quindi gnocchi, agnello che c'ha quel sapore un pochettino più scuro, secco, però tutto nell'insieme con il sughettino di pomodoro, leggero, molto leggero. Gli fa una combinazione interessante. Non si sente molto la spezia, però è leggermente piccantino. C'è sta un po' di pomodoro, un po' di peperone, se non sbaglio. È comunque un piatto diverso dal solito che mangio da me. Raga, mi è andata bene la prima botta qui, eh. Che culo, meno male che mi consigliate bene. A proposito, nei commenti, sia mai che magari tornerò nelle Marche, fatemi sapere dove mangia buono. Magari anche dell'ottimo pesce, no? Su Pescara, Ancona, insomma, lì in giro. Però questo, c'è una bella salsina che ti avvolge. L'oliva aggiunge, terminando, quella croccantezza con quel sapore iconico, bello intenso. E l'agnello non me lo immaginavo così intenso, proprio in lotta, per farsi valere. Non è troppo gommoso, elastico, è una cottura piacevole sotto il palato. L'oliva aggiunge personalità, c'ha diverse consistenze, diversi gusti. C'è questo rosmarino che sprizza fuori, bello morbido, ammorbidito dalla salsa. Ma che vuoi di più? Cioè, primo, abbondante, molto saporito, con il sapore iconico che non senti in giro, no? Comunque io ho viaggiato, ho mangiato dei primi magari in Calabria, in Toscana, in Umbria. Eppure si contraddistingue. Tra l'altro, uno di voi che mi ha consigliato qua questo posto mi ha detto anche che fanno in alcuni periodi gli gnocchi con ragù di lepre. Ero curioso anche di provare il ragù di lepre, però ci accontentiamo dell'agnello. Io penso che fare la scarpetta in questa roba sarà veramente, veramente on point. E ricordiamoci quanto stiamo spendendo. Questo è solo il primo e stiamo a spendere 15 euro per un secondo contorno, il calice e l'acqua. Io solo sto piatto lo pagherei 10 euro. E mo famo sta scarpetta col pane tipico marchigiano, un po' meno salato. Un sughetto comunque, non dico che è la carriata, ma che il ragù bello, interessante. Poi pezzettoni interi d'agnello. Scarpettona tutto intorno, che il lavapiatti deve andare in ferie. Dopo voglio andare in cucina a stringergli la mano. Mamma mia, sto ragù, mamma mia. Gatti che saltellano in giro ci stanno, che bello, mamma mia. Penso che lo mangiate fuori, ci stanno i gatti che vanno in giro. Andiamo col secondo. Con un olio extravergine d'oliva di accompagnamento che useremo e un po' di sale. Olio extravergine d'oliva, oliva taggiasca, un olietto extravergine. Andiamo subito a provare perché sono veramente, veramente entusiasta. Ma quasi alla brace sembra, assurdo. Oh mio Dio, forse troppo salate, sono un po' troppo salate, però succosissima. Si sente del croccantino e dei pezzi un po' più cotti, no? Un po' più quasi carbonizzati, ma proprio in piccoli punti che raccontano un po' una dinamicità di esperienza nel palato. Proprio wow, super succosa, con questo rosmarino qua in basso bruciacchiato. Lo eviterei un pochettino, quindi magari lo frullo un po' di sotto perché forse è un po' too much. Sono curioso se questo si può ordinare a parte. No, che mi sono perso. C'hanno pure la grigliata mista con agnello, arrosticini, costolette di maiale, salsicce e braciole. Unlucky, me la sono persa. Però comunque ho speso 15 euro almeno, sto tranquillo. Quello invece costava 20 euro solo il secondo. Noi siamo venuti qui per spendere poco, perché comunque l'impronta del canale anche quella, no? Siamo dei poracci e andiamo a magnato se spenne poco, no? Ma quasi quasi un po' di limone, un pezzo di pane, che dite? Fammi scavare qua, pezzettino di pane, olietto, poco limone, bam, giusto due gocce di limone e abbiamo creato il food porn, quello vero. Fenomenale. Mi metto un po' d'olietto sul piatto perché che bello, quasi verde questo olio, mamma mia. Dopo gli chiedo un po' di pane e mentingo un po' l'olio. Boh, stiamo a parlare dell'olio quello buono, nell'olio e via. Tutta salute, tanto l'olio su olive, che ce frega. Guarda che innocenza proprio. Queste sono molto robuste da strappare, sono molto tenaci. Quindi lottano un po' per rimanere sull'osso. Il sapore invece è molto più leggero. Piccola nota negativa è che come contorno, mi ha detto, ci dovevano essere le patate, che non mi ha portato però insieme al secondo.
Ma questo è fenomenale. Comunque l'olio, ragazzi, ricordate, fa parte dell'esperienza, non è solo un condimento, cioè è proprio un ingrediente, un alimento che riesce a raccontarti delle cose. Cioè, se tu intingi qua l'olietto nel pane, lo vedi che è verdognolo, cioè è un olio con personalità. Mi pare che sta a bere le olive liquide, è incredibile. Il sapore super deciso che ti rimane qui e ancora rimane forte nel palato. Oh, le ringrazio che mi hanno portato l'olio. Sto a scavare l'aria, oh. Per fare buona, buona cucina serve poco. Serve un percorso che ti racconta diverse tradizioni, consistenze, nuovi sapori, modo di usare olio e altri tipi di condimenti che fanno da protagonista. Perché tu qua mi hai dato l'olio, lo metto sul pane qua, faccio via il pane dall'olio. Boh, mamma. E mi stai facendo esplorare i cieli. E chi mi ammazza, qua la tradizione veramente si sta facendo valere molto molto intensamente. Poi spinaci al vapore e le sgocche, ancora tutti belli interi. E infatti hanno un sapore molto molto lieve, no? Cioè non hanno quel pungente piccante, no? Quando li cuoci in padella che si croccantizzano un pochettino. Senti tutta la consistenza proprio della foglia. Pazzesco, manco serviva il limone. Sta arrivando a essere letale, come esperienza, secondo me, perché i gnocchi erano qualcosa di nuovo, incredibile, ma qui stiamo rasentando veramente l'LTL proprio e lode. Mi chino davanti a chi ha messo su sta baracca. E perché sono le 2:30 e qua stiamo due tavoli coperti? Vedi, queste sono le cose che mi fanno un po' arrabbiare. Sono le 2:30 di mercoledì e vabbè che ok, è mercoledì, quindi il fine settimana lavorano di più. Cioè, ma che stanno aperti a fare? Per 2 persone che vengono a mangiare? Cioè, 4 persone sono venute a mangiare qui in 3 ore di servizio. Uno che sta aperto a fare, capito? Mi fanno arrabbiare queste cose perché poi loro ci rimettono. Non c'è manco la scusa, oddio, no, ma mangia fuori, speno. Oh, 15 euro. Ti mangi i gnocchi, ti mangi sta roba, contorno. C'è pure il vino che ti allegra, ti portano l'acqua. Questa cosa mi fa arrabbiare, no? Qua a Porto San Giorgio c'ha un bordello di abitanti, cioè roba che a momenti manco un rotondo. E siamo un 4 qua a magnà, perché? Buonissimo. Guarda quanto è verde, c'ha proprio personalità tutta sua. Non è uno di quegli oli economici stupidi del supermercato. Una cantina seria. Che fa lavoro in maniera greggia. Che profumi, che sapori, mamma mia. E quanto avrei speso? 15 euro più 12 d'antipasto, 27. Coperto, manco 30 euro speso. Manco 30 euro per un pranzo che mi sta riempendo più dell'all you can eat. Non te dico una delle migliori trattorie in cui ho mangiato, ma io sto qua in trattoria a mangiare da solo e sto a mangiare così. La gente dove sta andando a mangiare? Io ho visto prima al McDonald's che stavano 3 macchine in fila al McDrive. Non ho capito. Vedete, andando a mangiare crispy McBacon? In confronto a una grigliata? Caffettino che a quanto pare non ho pagato perché conto totale 27 euro. Quindi menù da 15 euro e il tagliere di salumi. Manco il coperto abbiamo pagato. 27 euro per aver mangiato antipasto, primo, secondo, contorno, più il vino, l'acqua, LTL. Metti like, iscriviti per non perderti i prossimi contenuti.